situazione politica del paese non aveva turbato la pace del nostro villaggio. Tutti i giorni la vita ricominciava, sempre uguale. E il primo ad alzarsi al mattino era Padre Angelo, con un pacifico aspetto da bue mansueto, e si muoveva infatti come un bue, con delle movenze lente, tristi. Sapeva a memoria tutti i santi del calendario. Oggi è San Candido. Trinidad lo aiutava nelle faccende della chiesa. Lo aveva fatto praticamente tutta la vita, o perlomeno da quando lei ricordava. Il primo suono che si sentiva dopo la campana della messa era il clarinetto di Pastor. Tutte le mattine si sedeva a suonare, serio e costante, purificando con le sue note l'aria un po' inquinata dagli escrementi dei colombi. La madre di Pastor andava a messa tutti i santi giorni, senza mancare una sola volta. E Padre Angelo diceva che era la sua migliore cliente. Il primo ad aprire la porta la mattina era Don Aurelio Escobar, il dentista. Un uomo tranquillo, taciturno, molto serio. Militava nel partito governativo, ma in paese questo non importava a nessuno. E allora il piccolo Tini pregò nel suo cuore che Dio ci benedica tutti quanti. Il dottor Ottavio Giraldo, lui non è nato qui, arrivò molto giovane, appena laureato, con l'intenzione di andarsene presto, e invece rimase qua. Il partito minoritario del governo decide che le prossime elezioni devono essere vinte a qualsiasi prezzo. Lo aspettavo, mi avevano avvertito del suo arrivo. Questi sono gli ordini che le ho portato. Piuttosto duri, direi. Non c'è altra scelta. Vede, bisogna impedire ad ogni costo che l'opposizione vada alle elezioni. E non c'è altro modo per farlo. Non lo vede cosa c'è scritto? Bene, se gli ordini sono questi. Sì, sono questi. Mia moglie non voglio che la molesti. Mi faccio portare dall'albergo, allora. No. Dall'albergo no. Cos'hai? Paura che ti avvelenino?